Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ero lì, mucchiavo tutti lì davanti, piano terra. E questa è la situazione a 4 giorni dall'inizio dell'alluvione a Pianello d'Ostra. C'avevo 2 bambini, uno di 2 anni, uno di 8 anni, 2 nonni. In 3 minuti ti vede partire la vita, un'intera vita. E non c'è neanche forza da parlare, niente. Perché nessuno si aspettava una cosa del genere. Veniamo da 3 mesi praticamente di siccità dove non ha mai piovuto. Mamma stava da sola, sì, stava da sola e quando è arrivato l'alluvione, fortunatamente Massimo, che abita di fronte, ha avuto il pensiero di venirla a soccorrere e gli ha salvato la vita, insomma. Anche nell'azienda dove lavoro, lo stesso, ci sono delle porte industriali che sono state completamente sfondate dalla violenza dell'acqua. Cioè, sono arrivato, era asciutto, stacca l'attrezzo, salì sul trattore, dico, ma che è sta roba? C'avevo gli stivali, mi si erano riempiti gli stivali d'acqua. L'alluvione ha messo in ginocchio l'intera filiera agroalimentare. Secondo Coldiretti, i danni, ancora difficilmente calcolabili, sono di svariati milioni di euro. Questa era una serra dove c'erano dei bancali, come dall'altra parte dove coltivavamo. Li stiamo smontando perché c'era fango fino a sopra e poi dovremo portare via tutto il fango. Uno dice, vedo i fiori, vedo le piante, quindi c'è la possibilità di che riparti. Invece, se poi ci avviciniamo, quando si asciuga, qui rimane una patina, un alone, è come la polvere dei mobili che non riesci a portare via. Stiamo sommando negli ultimi anni una serie di eventi, di concatenazioni che stanno facendo danni impressionanti. Sto preoccupato per la nostra azienda perché è una cosa che vedo, che tocco tutti i giorni con le mani, ci lavoriamo da una vita, hanno cominciato i nostri genitori, abbiamo continuato noi, adesso ci sono i nipoti. Sono cose che abbiamo vissuto nel tempo, sono cose a cui siamo attaccati, però se ci giriamo intorno c'è una zona industriale qua che è completamente ferma.